Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e di nuovo benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi faccio vedere come raffinare un manufatto e quanti punti raffinazione servono per portarlo a mitico. Allora, vi dico subito che noi avremo bisogno di questi oggetti qua. Pietra dell'incantamento di grado 3, di grado 4, di grado 5. Poi avremo bisogno del marchio della potenza di rango 3, di rango 4 e dell'interdizione della preservazione. Quindi a questo punto, avendo noi tutti questi oggetti qui che vi ho appena descritto, possiamo andare a raffinare il nostro manufatto. Ora, per raffinare il manufatto, e penso anche per raffinare qualsiasi altra cosa, se noi andiamo a fare una raffinazione, come vedete qui abbiamo l'80% di probabilità e ci chiede un'interdizione di preservazione, o in tal caso, se abbiamo l'1% di probabilità, una coalescente. Se noi volessimo aggiornare questa pietra di grado 3 a grado 4, noi non possiamo farlo, ok? Come vedete, dice scegli interdizione, noi non ce l'abbiamo e nonostante tutto non possiamo aggiornare questa pietra a grado 4. Di conseguenza, come facciamo a raffinare e aggiornare questa pietra di grado 3 a grado 4 senza la pietra di preservazione? Andiamo nel menu, andiamo su opzioni e nella prima voce che abbiamo la scritta serve interdizione per il potenziamento. Noi mettiamo la spunta su no, premiamo quadrato e salviamo l'impostazione, ok? Andiamo sulla nostra pietra. Come vedete, siamo come prima, però sotto, come vedete, di fianco alla voce scegli interdizione abbiamo la voce aggiornamento. Ok, quindi in questo caso noi potremmo raffinare questa pietra o penso anche a qualsiasi altra cosa, anche se non abbiamo l'interdizione, ok? Quindi in questo caso facciamo una prova. Come vedete, ho raffinato anche senza la pietra, scusate, anche senza l'interdizione. Quindi vi ripeto, se non mettete questa voce su disattiva, voi per forza di cose dovrete ogni volta che raffinate mettere un'interdizione, ok? Diciamo che loro l'hanno fatto per salvaguardare la perdita dei reagenti, ecco. Quindi ora che abbiamo chiarito questa cosa, andiamo a raffinare il nostro manufatto. Quindi, prendendo il nostro manufatto verde, che dobbiamo portare a blu, il manufatto ci chiede un marchio della potenza blu, ovvero di rango 3, una pietra dell'incantamento blu di grado 4 e due pietre dell'incantamento verdi di grado 3. Come vediamo, lì ci chiede anche un'interdizione della preservazione e abbiamo il 90% di probabilità di riuscita. Ora, se voi avete molti reagenti, con il 90% di probabilità potrete anche non metterla l'interdizione di preservazione, ok? Quindi, una volta che abbiamo questi requisiti, noi andiamo a raffinare il manufatto e lo portiamo a blu. Quando noi andiamo a raffinare, clicchiamo sull'aggiornamento e si apre questa schermata qua. Prova una volta o prova finché non ci riesci. Facciamo prova finché non ci riesci. Quindi raffiniamo il manufatto, ci spendiamo tutti i punti raffinazione che ci servono e lo portiamo a blu. Ok, abbiamo il nostro manufatto blu. Ora noi da blu lo dobbiamo portare a viola. Ok, quindi il manufatto, come sempre, ci chiede dei reagenti. In questo caso ci chiede un marchio della potenza viola di rango 4, una pietra dell'incantamento viola di grado 5, una pietra dell'incantamento blu di grado 4 e una pietra dell'incantamento verde di grado 3. Questa volta abbiamo il 50% di probabilità di riuscita e, a differenza di prima, è conveniente mettere l'interdizione della preservazione, poiché se non riusciamo a raffinare il manufatto, noi perderemo questi quattro reagenti che ci servono. Quindi mettiamo l'interdizione di preservazione, andiamo a raffinare e abbiamo portato il nostro manufatto viola. Ok, a questo punto abbiamo portato il nostro manufatto viola, adesso lo dobbiamo portare ad arancione. Quindi andiamo a raffinare il nostro manufatto viola, portiamo la barra viola fino al massimo e il manufatto in questo caso ci chiede 5 marchi della potenza viola di grado 4, 2 pietre dell'incantamento viola di grado 5 e una pietra di incantamento blu di grado 4.
abbiamo il 10% di probabilità di riuscita e come sempre dobbiamo mettere l'interdizione di preservazione in modo da non perdere i nostri tre reagenti. Quindi andiamo a raffinare, anche questa volta clicchiamo su quadrato, facciamo prova finché non ci riesci e portiamo il nostro manufatto ad arancione. Ok. A questo punto facciamo l'ultimo passo, l'ultimo step e portiamo il nostro manufatto a mitico, ovvero colore azzurrino come lo chiamano alcuni. Anche qui facciamo il solito procedimento, questa volta invece ci chiede 5 marchi della potenza viola di grado 5 e 6 pietre dell'incantamento viola di grado 5, ovviamente le interdizioni e abbiamo il 5% di probabilità di riuscita. Come al solito andiamo a premere sempre quadrato in modo da tentare fino a quando non ci riusciamo e abbiamo il nostro manufatto mitico. Ok, in tutto questo quanti punti di raffinazione abbiamo speso? Dunque, siamo partiti che avevamo 828.143 punti di raffinazione e abbiamo finito che abbiamo 328.563 punti di raffinazione. Quindi, facendo un calcolo matematico, abbiamo speso la bellezza di 499.580 punti di raffinazione. Quindi 500.000 punti di raffinazione per portare un manufatto a mitico partendo da zero. E quindi niente, questo è tutto. Oggi abbiamo visto come raffinare un manufatto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare un bel mi piace, di lasciare un commento se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualsiasi cosa vi passa per la testa. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi sul canale di Twitch, il link lo trovate come sempre in descrizione. E niente, detto questo, il video è finito, ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao! Senza rango 4.
Molto bene. Sono partiti 500.000 punti di vita, come siamo?